Come si diceva in una pubblicità d'altri tempi, basta la parola. E la parola stavolta è comprensibili. È intorno ad essa, infatti, che si consuma la polemica di giornata, l'ennesima, sulla TAV, linea ad alta velocità e anche sempre ad alta tensione, come i recenti casi Vattimo e De Luca confermano. Da una parte Stefano Rodotà, al quale il sostegno incassato dal Movimento 5 Stelle sembra aver ridato nuove motivazioni politiche, dall'altra il ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Deprecabili ma comprensibili, così Rodotà aveva infatti commentato le parole delle nuove Brigate Rosse che in una lettera avevano invitato il Movimento No TAV a fare un salto di qualità, uno scatto politico-organizzativo. Chiedendo anche Rodotà che la vicenda non fosse derubricata ad una mera questione di ordine pubblico. E subito, fortissima, da Milano è arrivata la reazione di Alfano. Stefano Rodotà, che pure pochi mesi fa è stato candidato a Presidente della Repubblica, ha detto che le parole delle Brigate Rosse sono deprecabili ma comprensibili. Inaccettabile, gravissimo, noi saremo inflessibili per fare sì che lo Stato sia lo Stato e per spiegare che non è tempo di nuovi cattivi maestri che possono aumentare. Aggiungendo poi anche se fosse confermato sarebbe sconvolgente. Ma Rodotà non conferma. Quando ho detto che sono comprensibili, dichiara, ho solo voluto dire che cosa vi aspettate da brigatisti rimasti prigionieri della loro cultura. Non ho mai voluto giustificarli, ma ho solo sottolineato un dato di realtà. La mia storia di contrapposizione alle Brigate Rosse parla chiaro. La mia è una distanza totale. Il ministro deve essere più prudente nelle sue dichiarazioni, soprattutto per la mia cultura e la mia storia personale. Parole che per lui sono evidentemente una spiegazione e per Alfano una rettifica intorno a un botta e risposta aperto e chiuso in meno di 12 ore. Una polemica o solo un equivoco?